In pista scende Apollo Anton Ono, l'enfant prodige, l'uomo su cui tutta l'America ha puntato la propria attenzione. Lui vuole essere il primo statunitense a vincere la medaglia d'oro nello short track. Abbiamo parlato di Ono, di Gagnon, poi c'è il giapponese Tamura, avversario sempre temibile, e poi questo signore, Steven Bradbury, cattivissimo sportivamente parlando. Sovente lo abbiamo visto litigare in pista ed imporsi grazie anche a una forza fisica considerevole. Sono curioso di vedere questa partenza. E invece Ono decide di piazzarsi in coda e vedere che cosa succede. Bradbury è passato e ecco ancora all'interno, doppio sorpasso, entusiasmante Ono. Bradbury che passa all'interno dal quarto al primo posto in un colpo solo, mancano 5 giri. Attenzione perché passare davanti all'australiano non è impresa da poco. Ora è Gagnon a chiudere il gruppetto. Ono, Tamura, Gagnon, Bradbury. Tamura ha allargato eccessivamente, Ono ha conquistato la prima posizione, ora sarà difficilissimo scalzarlo. Gagnon e Tamura per il secondo posto, Tamura va larghissimo e Ono si impone davanti a Gagnon. Bradbury terzo, è fatale, è stata l'ultima curva a Tamura. Il controllo da parte degli arbitri, un attimo di attesa e in effetti è stato l'Australia a presentare reclami insieme al Giappone e Gagnon arriva in questo momento alla comunicazione, viene squalificato per la spinta ai danni di Tamura, giunto terzo, giunto quarto, era terzo Bradbury che passa quindi alle semifinali. Di nuovo il momento degli uomini, di nuovo il momento dei 1000 metri, ma anche per quanto riguarda le semifinali maschili ci sono delle novità dell'ultimo secondo. Infatti avremo una semifinale a 5 e una a 4, questo perché il giapponese Tamura è stato riammesso, quindi prima semifinale sui 5000 metri a 5. In pista ci sono l'australiano Bradbury, il canadese Turcotte, il coreano Kim, il cinese Lee e il giapponese Terao. Quindi prova a rinvenire all'esterno Turcotte. Ora è il momento di passare all'interno, attenzione c'è stato un contatto tra Turcotte e Kim, Turcotte che ha preso la testa della gara, però sono ancora tutti lì, attenzione a Bradbury anche che da ultimo potrebbe rinvenire. La caduta di Kim però non permette altre rimonte se non quella di Bradbury e il giapponese. Guardate, l'australiano si è trovato servito sul piatto d'argento all'accesso alla finale quando non avrebbe assolutamente potuto rimontare. Tanto che Bradbury che se la ride. Lui, guardate, era staccatissimo, ormai non sarebbe più riuscito a conquistare la finale. Lo scontro fra Kim e Turcotte invece gli ha regalato il secondo posto. Intanto non smette di ridere Bradbury, che sembra proprio prendersi gioco non tanto della camera ma di chi è finito lungo disteso sul ghiaccio. Terao squalificato, mentre accedono alla finale Bradbury, Lee e Turcotte. Attenzione a Steven Bradbury, che sotto sotto sta ancora ridendo per la semifinale, per tutte quelle cadute che gli hanno regalato questa finalissima, che forse per come aveva corso non si merita. Bradbury decide ancora una volta di piazzarsi in fondo al gruppo, sembra intenzionato ad attaccare e lo fa, passa all'esterno di Han, si produce un grande sforzo, mancano 2 giri al termine e lì in testa prova a staccare lì. Han in terza posizione, Turcotte in quarta, Bradbury ormai staccatissimo, Ono, lì. Ecco l'attacco di Lee, però attenzione all'interno, l'attacco di Han, cadono lì, Han
E guardate cosa accade, incredibile! È incredibile! Stephen Bradbury, senza aver fatto il minimo sforzo, avendo corso due gare, mi riferisco alla semifinale e a questa finale, letteralmente al risparmio, guardando gli altri correre, si vede premiare da una medaglia d'oro davvero, davvero, sottolineiamo, incredibile. E adesso vogliamo andare a vedere la caduta, perché Ono sembrava in grado di conquistare la vittoria, però adesso cosa succede? Non hanno più tagliato il traguardo, quindi bisogna vedere. E beh, qua però Ono ha combinato un po' di tutti i colori per cercare di tenere la posizione su Licchi, cade, poi all'interno scivola Han, coinvolge Turcot e Ono nella caduta. Vedete, Ono tenta di tornare in piedi e in pratica taglia il traguardo sdraiato sul ghiaccio. Lì a centropista c'è Bradbury che dice: allora, sono medaglia d'oro, sono campione olimpico, lo so, non me lo merito, però a mio parere Bradbury non ha voluto aspettare, è che non poteva fare altro, non aveva più energia nelle gambe. Stephen Bradbury, Stephen Bradbury è medaglia d'oro, fra i fischi del pubblico argento da Paolo Anton Ono, bronzo a Mathieu Turcotte per il Canada, il quarto posto al coreano Han.